Buonasera, buonasera a tutti. Ciao bimbi, com'è? Come state? Vedete un'immagine diversa perché è una camera diversa. L'altra è già settata per streaming. Oggi ho allestito tutto il giorno lo studio. Qui non ci si annoia mai. Giornatina oggi, giornatina, pronta a partire. Devo fare ancora la valigia, Larry, la farò domani. Tanto parto dopo pranzo. Come state? Ciao AGN, no, come la febbre? Vabbè, dai, pleddino, divanino. E ti facciamo compagnia noi. Grazie, paga! Di nome di fatto, peraltro, 59esimo mese. Grazie mille. Aspettate, che mi metto anche la chat sul prompters. Pronto a partire, t'ho detto. Allora, devo ancora fare la valigia, vabbè. Poi, della Divello, il team, dai, so cosa giocare. Devo finire di testare qualche matchupino. E vediamo. Ciao Capra, Tatanka, Azarius, buonasera, buonasera. Sono molto stanco. Ciao Gagamer, buonasera Landon, buonasera Skeo, buonasera Lean. Donato il sangue stamattina, di solito non mi dà problemi, oggi sono da buttare, ma me ne sono accorto solo dopo per accompagnare mia moglie a lavoro in biblioteca. Lo fa alle volte, dipende anche che tipo di ago si mettono, eh? Dipende anche che... quanto è grande, cioè con che velocità ti prendono e... io una volta sono svenuto a donare il sangue, altre volte invece no. Grazie Landon per le due. Landon non molla. Landon non molla. Non molla proprio. Buonasera Pardo, buona fortuna per Dortmund. Ricorda che il Pausan della Tal ti fa per te. Mitico. Grazie. Grazie raga. Allora, oggi facciamo un po' di comunicazione di servizio. Poi si va a giocare in Best of 3. Questo mese sono il tuo sponsor. Puoi dirlo forte. Puoi decisamente dirlo forte, Landon. È vero. Io ti ringrazio. Ciao Beus! Un Beus con i capelli corti, peraltro. La velocità mia è sempre alta. Le ultime volte 5 minuti avevo fatto. È un po' troppo. Meglio starci di più. Perché comunque se il sistema immunitario vede che la perdita di sangue è troppo veloce, poi chiaramente mette in moto dei meccanismi di autodifesa tali... Perché dice, oh, qui sto dissanguando. Capito? Comunque. Allora, un po' di comunicazione di servizio. Oggi è l'ultima live settimanale, quindi diamo tutto. E io me la sfrutto, mi faccio le ultime best of 3 contro di voi, che comunque anche la scorsa stagione sono state molto utili. Domani non c'è stream. E nemmeno venerdì. Però sabato e domenica avete The Big Dortmund. Ciao Fazio. No, non sono un dozo bro, va bene? Non sono un dozo bro. Una rondine non fa primavera. Ovviamente sabato e domenica, raga, mi farebbe strapiacere che ci foste tutti. Alla grande proprio. Alla grande. E noi abbiamo lavorato tanto per cercare di farvi un bello streaming. Ciao Dizzy. Avremo dici, però abbonati, Mario Malato. Avremo Nintendo come sponsor. Quindi avremo le solite sponsorship call to action di Nintendo durante lo stream. Saranno anche poche, peraltro, saranno tipo anche 5 durante la 12 ore di live, quindi 11 ore di live, una roba onesta. E avremo una promo bomba come vi avevo anticipato di Pumpling durante tutto il weekend. Oggi mi sono fatto ridire nero su bianco le condizioni, ve le ripeto, saranno pronte dal weekend, ma forse sono pronte già ora, forse il codice già funziona, quindi se volete fare un ordine provate. Il codice si chiamerà Regio VGC, ok, tutto grosso così. E praticamente, grazie a Drawing Calendem, che regala l'abbonamento a Dizzy. No, non devi regalare te, devi fare da solo.
Praticamente funzionerà così: con l'acquisto di una maglietta, l'ordine minimo è una maglietta, quindi anche 9 euro, sono anche magliette 9 euro, avete una maglietta gratis random, ma gratis in omaggio, quindi è una roba bomba, praticamente 9 euro prendete una maglietta. E quindi, boh. Ciao Dralei, caster saranno Angelo Perazza, Xella che si è fatto pseudo biondo, e poi, grazie Dralei, che ti sia di buon auspicio, grazie. E poi ci saranno new entry, due new entry, una new entry al casting, uno che non avete mai visto sul canale ma che io ho visto commentare anche altre lidi e si è comportato molto bene, catturerà subito, io non l'ho visto Xella quanto è biondo, ma mandavo delle foto, non lo so, non è Marilyn Monroe, ora lui non è facile da far venire così, però boh, non lo so, forse era scura la foto, non lo so, voi in caso insultatelo. Detto questo, sì, ma insultarlo io, gli ho tenuto fede alla mia promessa, lui è un parolaio, quindi, vedete, in caso insultatelo, siete liberi di farlo, sereni proprio. Qui c'è una new entry al commentary e una new entry a sorpresa, secondo me non vi aspettate mai, ma che vedrete, secondo me, bingo proprio. Per quanto riguarda il desk dei risultati, questo giro non ci saranno Nencini, ve lo anticipo, ci sarà un'altra persona. Ciao Lelau, grazie del 14, grazie mille ragazzi, il tutto ovviamente cercando di divertirsi il sabato e la domenica, di accogliere anche tutti quelli che saranno i nuovi, che si spera magari possono essere interessati dal grande evento. Se il mantra è quello ovviamente di darci una mano con la vostra presenza continua, mi raccomando, quindi cercate anche di, se magari dovete allontanarvi, perché giustamente o sabato o domenica, io lo capisco che può succedere, lasciate comunque il computer a guardare, insomma, e niente, insomma, ci supporterete con questo vostro grande, io fra un round e l'altro cercherò di collegarmi da Twitch per vedere un po', di fare un salutino, qualcosa, però dovrò ovviamente stare bello che concentrato sul torneo. Per quanto invece riguarda la mia preparazione per Dortmund, non ho grande ansia, non devo vincere Dortmund, voglio vincere Dortmund, ma non devo vincere Dortmund. La preparazione non è andata male, nel senso che il meta mi piace. Non è stata una preparazione 100% on point, perché comunque l'avviamento di tutto quello che è il progetto Regio volere o volare, tipo oggi, insomma, ha portato oggi, ieri, tutta la settimana scorsa, ha portato via tante energie, però insomma, mal che vada sarà Dortmund, poi dovrebbe avviarsi bello bello da solo. Non vedo l'ora di partire, non mi pesa a questo giro proprio per niente partire, non vedo l'ora, mi voglio proprio godere il torneo, mi voglio divertire, e il timmino mi piace, è uno di quei timmini che mi foga a giocare in casa. Ho dei matchup negativi, sì, ho 48-72 ancora per cercare di mettere un po' a punto. Il team vi piacerà e niente, quindi il mindset è questo, molto tranquillo, molto 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 tranquillo. Sono molto stanco, non vedo anche l'ora, vi dico la verità, che sia lunedì, perché comunque poi da lunedì io mi riscrivo in palestra, ho bisogno anche di dedicarmi un pochino a me stesso. Diciamo che da quando sono tornato da Honolulu ad oggi, quindi un mese esatto, fra maratona, avvio dei regionali, design della nuova maglia del Team Acqua, sponsorship Team Acqua, insomma, vedete che team esotico alla pari, no, però spennellatina, è un team partorito con Edu, il quale però non siamo riusciti a testare troppo insieme perché ha avuto molti problemi ultimamente. Molti impegni anche, insomma, e inconvenienti, non ultimi, ha letteralmente preso fuoco tutto il Portogallo, insomma la sua zona era veramente martoriata, quindi è stato un periodino, ma non è per mettere mani avanti, e poi casomai ci si prepara meglio per le prossime volte, ecco. Però comunque sono contento perché Didi mi sta dando una grande mano, Cicciotto mi sta dando una grande mano, Carmine mi sta dando una grande mano, Edkin mi sta dando una grande mano, quindi insomma
ho tanti amici che mi vogliono bene, con i quali mi sto, e ottimi giocatori soprattutto, con i quali mi sto preparando, quindi come è passato solo un mese da mondiali, pare un'eternità. A me pare ieri l'altro, ve lo giuro, anche perché complice un po' la delusione del risultato, mi sono ovviamente voluto buttare subito sul lavoro, sulla programmazione, e devo dire che però sarete voi, al solito, a partire da sabato e domenica, a emettere la sentenza, però io sono abbastanza confident sul fatto che si possa aver lanciato un bel progetto. Io spero che sia un bel progetto seguito, perché se no vuol dire che abbiamo lavorato per nulla e allora poi fanculo, andate a giocare tutti a Dark Souls e levatevi dal cazzo. Quindi niente, that's it. Bene, io mi vado, grazie Carmine, l'ho visto ora, a mettere nel nostro server il team, oggi si cambia. Sto per farmi un caffè. Ci vuole, sono molto stanco. Io non voglio fare il supereroe, ragazzi. Ne fa quelle si lamenta sempre che è stanco. Sono molto stanco. Sto periodo proprio. Però dai. Sono però contento, ci pensavo l'altro giorno. C'ho il telefono che scotta. Poi anche sto lavorando anche a un bel progetto. Se va in porto mi porta, scusate il gioco di parole, anche con la nazionale italiana di pallacanestro a fare una serie di belle live con cadenza mensile, con gran belli ospiti, per farci poi anche un podcast su Spotify. Insomma, c'ho tanta carne a fuoco. Mi faccio un caffè. Beh, sono qui, tanto, cioè, anzi, così vedete anche la parte della finestra, tutta molto, come potete vedere, ordinata. Caffettino. La cialdina per fare il caffettino. Acquetta c'è, il caffè c'è. Attendiamo che la macchinetta si scaldi la sua acquetta. Per fare poi un bel caffè. Sì, sì. E il bicchierino di plastica biodegradabile. Facciamo il caffè. Sì, 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 è il momento del chicco di caffè. Na, 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 na. Oltre c'è lì della chitù. Anche dopo. Ciao Lori! Grazie 19. Bene. Ciao babbo. Ragazzi, babbo dovete sapere che è un eroe. Babbo è un eroe contemporaneo. Babbo Nat ha deciso di non venire questo fine settimana ai tornei, perché ha detto: mi voglio prendere una pausa e stare un po' con la mia ragazza, che aveva ultimamente sucato, perché sta cominciando a giocare, ma imparerà a giocare bene, quindi non fa più giocata la Babbo Nat, e quindi perde. L'eroe contemporaneo Babbo Nat, dopo aver affermato che dopo i recenti sculi non era il caso di venire a tornei, prendo una pausa, che si è presentato in quel di Pisa, quindi anche un'altra città, dice, non è che sai, era lì in zona, con la sua ragazza in fumetteria, capito? Dove c'era il torneo. A che è stato profondamente insultato dal sottoscritto, perché peraltro se Babbo Nat fosse venuto a giocare saremmo stati 17, ci sarebbe stata la top 8 e io che sono arrivato quinto e ho blato la top 4 avrei fatto top 8. Però no, lui ci doveva prendere la pausetta. Capito? Quindi, Babbo Nat, la prossima volta che ci vediamo, io ti farò le giocate alla Babbo Nat. Vedrai che ti fumo. Le fumate, però. Bene, Queue, andiamo a giocare. Vi aspetto per un po' di rogna. Cosa c'è sabato? E a che ora si comincia? Nerozma. Interrogato.
Alla lavagna. Sabato cosa c'è? Prego. Arctic, venga alla lavagna anche lei. Niente zucchero, niente zucchero. Amaro come la vita. Prima partita IVA. Un avversario. Attenzione, del Ghite. Già perso. Non suggerite voi. Sabato palestra alle 12. Cosa fa in palestra Archimede Arcibaldo? Oltre a alzare la ghisa? E guardare i culi a chi già. Cosa fa? In Rodman no. Una giornata di merda come le altre. Bocciato. Via. Next. A che ora si inizia sabato? Marcoxi. Ma come a che ora si inizia sabato? Punto esclamativo Dortmund. Dannazione. Dannazione! Che cazzo? Si guarda la Serie A. Anzi, perché guarda la Serie A? Ormai c'è. Milan ha già vinto lo scudetto. C'è già in tasca. 9:30. Poi le partite cominceranno probabilmente un pelo dopo. Però intanto noi ci si collega alle 9:30. Io arrivo per le 12:30. No, te non arrivi per le 12:30. Te arrivi alle 9:30. Ce l'hai un telefono? Per Cristo. Comunque. Bene. Ma streamano già il round 1? Non lo so. Ma nel caso lo facessero, noi siamo lì come degli avvoltoi. Pronti? Allora. Ciao Dialghite. Beo. Io sento basso la musica io. Beo. Tutte le canzoni le rifarò con. Ci sta anche due regionali, sì. Beo. Si fa beo. Padre Andrea Danzica. No, perché è durante Lucca Comics. E quindi Danzica la casto. Mentre suona un meet and greet, poi me ne vado. Sarà meraviglioso. Buono. Ah, io se magari mi apro la lista di Alghite. Attenzione a giocare la lista chiusa. Non mi pare. Oh, bella di Alghi. Ah, aspetta, perché io mi devo anche... Scusa di Alghite, perdonami, ma... Devo capire anche cosa sto giocando. Bluh, ruttino. Allora. Ciao, Ref! Stefano Beo. Stefanino Beo, Beo, Beo. Mm.
Beo. Ciao Padovano. Partiamo, ultima live di allenamento pre-Dortmund. Snisle. Fabio, vai sul canale YouTube, trovi un video con 50 rental. Hola Calirex, che tal? Ciao Mara! Mara, ciao Mara! Lui è Spegas, eh? Fabio, mettelo lo dico nel video, quali sono i team. Qui volevo rifare coaching, però ho sbagliato, no, ho preso un 50 lui. Ciao Greg! Grazie del quinto, amico mio. Ciao Dante Stormbringer. Snisle ci farà penare. Siamo messi bene, eh.
di Alghitina, se proteggi Snizzler, devi proteggerli tutti e due. Qui o fai protect o non proteggi. Perché se io ti prendo fake out su Buzz, Sword Dance, la partita cambia. Oppure se ti faccio taunt su Buzz, Sword Dance, la partita cambia. Che te non puoi fare taunt. È chiaro con Geda. Stavo per dire, lui ora abbiamo una giocata stra safe. Ormai abbiamo perso. Provo a vedere se faceva questo errore. Però uno che mi fa questa giocata qua, il turno prima mi deve fare doppia protect. Secondo me. Proviamo a giocarcela, ma la vedo dura. Cattura lui, rientra con i Dragon, Terra Fire, Onda Calda, Specs. Fa un bot. Non morivo Rushu, c'ho il più uno in difesa, topo. Se doggiamo onda calda, ma ciao Rushu, buon pomeriggio a te. Ci volevo tirare Grassy Glide perché ci stava che lui volesse andare via. Qui non siamo a V, raga, secondo me è un one hit. La nostra unica speranza era evitare 0-1. Ha giocato bene alcuni turni, male altri. Qual è il vero di Alghite? Qui è Hyper Voice onda calda. Preferisco concentrarmi su Game 2. Allora, lui è stra avvantaggiato perché ha il Redirector con Taunt. E soprattutto è il Redirector che non prende Dire Claw super efficace. Ciao Tommy! Grazie mille! E grazie a Vincent! Grazie mille a tutti! Ciao Dante Stormbringer, grazie raga, grazie mille. Io ho Cover Clock su Volcarona, potrei tentare il setup di Volcarona.
Lui ha portato Snizzler, Buzz, Primarina e Dragon. Effettivamente un vulcanone l'avrei sbriciolato. Ciao Certosa! Marco Reus torna a Dortmund. Esatto. Fave. Male, Nicola, vedo male. Se poi ti tanta con coso Buzz, ma mi tanta dopo che ho calato una qui, vedo più veloce. In teoria. Dovevo fare fake out a destra, ma sono arrivato all'ultimo. Non si sistema le schermate durante la team preview. Porca troia. Qui è fake out a destra. Io ho fatto close combat. Perché sono arrivato in fondo. Ora l'ho portato in range di Steam Speed. Ok, però... Abbiamo sculato. Quantomeno abbiamo sculato. Lui avrà fatto Dire Claw. Niente, 105 velocità, lento veramente, ma in catafarco. Abbiamo sculato. No, non siamo band, raga, siamo a V.
Comunque lui non ha fatto Follow Me, cioè si sarebbe preso Extreme Speed su... No, non è 30 più 30. Tu hai il 50% di prendere l'effetto aggiuntivo. Poi se non prendi il primo 50... allora hai il 30%. Snizzle. Poi anche bellino, fighissimo. Tanto facciamo un dannettino. Allora, lui è spray. Lei, lui, loro. Io direi che Dragonet ha fatto il suo porco lavoro, eh. Era più uno. Crystal Gem. Qui sarebbe fighissimo fare baratto su prima rina, però poi prende un over e soprattutto non riesci mai a farlo. Allora, a me però qui questa va onestamente sempre bene. È vero, divento drago, poi sono suscettibile a Moonblast dopo, ma se io riesco a farmi killare Clefable, ho onda calda, verosimilmente kill su Electabuzz e poi Direclaw di là. Electro web non la prendo perché sono overclock, quindi non prendo l'effetto aggiuntivo. Tutto sta a capire un po'. Lui ovviamente ora fa sta play qua. Io ho un po' il dubbio in realtà, che quel Buzzi Buzzi muoia di onda calda. Forse devo andare di danza e andare a più 2. Mi prendo un Boom Blast a più 1. A me basta reggerlo. E Moonblast lì. Tipo qui di Alghite dovevi proteggere Buzz. Perché se io proteggo Volcarone e faccio Moonblast, te lo porti in range e poi ho onda calda. Va bene, va bene. Sono danni comunque di là. Ho perso la danza, ma lui ora mi ci muore e si è tolto anche il più uno. Quindi se mi vuole colpire, mi colpirà sempre con io un qualcosa in più di lui.
non vado su Buzz, perché se glielo killo, metti lui mi fa Moonblast e Electrobeam non mi killa. Grazie Aaron, grazie ai 16. Lui però se mi arriva qui con Clef che si staunta, no, perché io ho preso i 3 turni di taunt. Perfetto. Devo dire va sempre tutto nel verso giusto, eh. Perfetto. Io ora ho la Moonblast in testa. Scusate, la... Allora, io dico che il nostro... Lui per killarmi si deve loccare su... su Meteora, su Drago Pulsar. E io dico che noi Moonblast lo reggiamo. No. Perché? Buono, no drop, please. Ah beh, no, non lo prende, no. Abbiamo cover clock. Ciao Kazablash, ma che fine hai fatto Kazablash? Non ci caghi più. Tranquillo Kazza, non ti preoccupare. Penso tu possa scegliere solo un mese, assolutamente sì. No, era un non mi caghi di affetto Kazablash. Guardate, contrariamente a quanto possiate pensare, io... ci sono degli utenti, dei nomi... che mi ricordo, magari anche più di altri, lo Kazablash, perché mi ricordi Karrablast, che era il verso che faceva quello di The Clone Wars, no, di Rebels, ok? Oppure perché sei stato sempre in live. Io ragazzi mi ricordo come quando ho trovato al torneo GG Persiano, capito? Ho detto, no, sei te. Io, ragazzi, cioè, a parte Landon, che lo visualizzo come una American Express d'oro, io a voi vi voglio bene come persone, cioè, grande Landon! Scherzo, amico mio. Poi ci scrivo. Ciao, Pacio! Scherzo, Landon. Poi ho il mal di testa. Cioè, questo periodo piglio caffè, ma di testa. Voglio refund. No, no, non è possibile. Allora. Dragonite si è rivelata essere una bella scelta. Abbiamo anche avuto notevole bot Butch the Cool. Però l'avevo anche, insomma, era anche andata. Però bisogna dire le cose come stanno. Sono molto pratico di questo team, quindi
Esploro e punto esclamativo giveaway. Ho sbagliato il bottone. Punto esclamativo giveaway. Vinci un gioco gratis su Instant Gaming. Gag rovinato. Sesso e gabbia, sesso e gabbia. Lui mi deve fare fake out. Va a prendere il boom. A vedere, mi fa fake out su Snizzler e godo. Raga, visto fine settimana, svaligiate Pampling e Twitch, mi raccomando. Sobretodo Twitch. Ogni 5 abbonamenti regalati uno lo mette Twitch. Cioè, antologia. Con Landon non si facca. Scherzo Landon, scherzi a parte. Non... te sei a posto, lo sai, per i prossimi 10 anni. Allora, sta diventando un money grabberissimo. Sempre stato, onestamente. Sempre stato. Sono onesto. E... no, non è vero, non mi dire così. Eizami la fava. Primarina, eizami la fava. È il momento dello sculo. È il momento di Direclaw. Eccolo lì, ve l'ho detto che arriva il momento dello sculo. Lo sento, lo percepisco. Ora arriva anche Direclaw. Slip no, veleno. Vergognati. Vergüenza. Se fosse arrivato il veleno, noi avevamo vinto. Ma così non è. E arriva la terra Poison. No, magari arriva la Ghost di Bowes, eh? No. Arriva la Poison. Non ce ne importa della tua Poison. Ti prendi onda calda. E godo. Protect di Buzz. No, va bene. Vedi, ve l'avevo detto che non moriva. Qui stiamo sculando un po' troppo però, eh. Ragazzi, ci sa il Rillaboom pratese, eh? Che c'ha la lastra Prato. Lo senti? Oh, io sono Rillaboom, sono di Prato e voglio essere rispettato. Boom, il tamburo in campo. Questo c'ha la lastra Prato, quindi è un Rilla pratese, eh? Ve lo dico. Però e io ci danzio, va bene. Fa un'altra danza. Perché mi ci va. Passa adelante. 1, 2, 3, 4.
Provocazione, attenzione! Vuoi provocare? Vuoi provocare, Electabuzz? Bene, ora mi serò onda calda. Kazablush! Caro Pardo, eccoci qua, il mio primo abbo a pagamento. Con te ho scoperto Twitch e con te morirà Twitch. Nel senso bello, credo. Comunque, prima o poi spero di beccare... Nel senso bello, io vado sotto un ponte. Spero di beccarci di persona. Tu verrai al Romix, non lo so, se mi invitano volentieri. Se invece continuano a invitare altri, a me non mi cagano mai. Io... Allora, io tecnicamente di magica onda garda gli sto a fa il cucchiaio, il doble. Però... Bravo Giampiero! Bravo Giampiero Volcarini. La giocata più safe era Giga Assorbimento Vudhama. L'altra giocata bellina era Onda Harda, sperando che te, dentro che Flebo. Class Flebo. Però stavo rispondendo a Kazablush e quindi è partito il bischero. Non si è mai fermato in realtà, ti dico la verità, eh? Vai, hai Dragon, entra in campo. Io vi ricordo, lor signori, che so i cover clock mamà. Ebbene sì. Stavo dicendo, ma lui è già atterrato, ho atterrato io. È l'ora dello sculo. E il segreto sì, a me mi fa spisciare Dario quando fa questi bei. È l'ora dello sbusto, mi fa morire. L'astra Praho! E il resto lo fa un Dakar da... Siuski! Fesnizzlers! Abbiamo vinto! Sono fortissimos! Sì, evita pure Rilla. No, non posso crederci. Mamma mia. Io sono fortissimo. Dialghite, la prossima volta, Dialghite, ripassa, Dialghite. Chi mi ha mai preso in mano, Dialghite. Mamma mia, Dialghite. Boh, ti ho umiliato, Dialghite. Incredibile. Pazzesco, estendibile. Boom. Si è girato Volcano. Harry Maguire! Ciao mezza. Boh! Godo, sai! Intanto uno della sportella. Ciao! Fora! E ora gli scrivo anche ritenta. Così, oggi mi sento un po' più... Bene! Come sono diseducativo! Queue! Grazie, il mio PG mi fa anche l'applauso. È questo che voglio. Ciao Claudio! Claudio, cosa fai questo sabato? Claudio? Attenzione! È arrivato Necrozma VGC! Però non l'ho preso. Ah, godo, mi volevi prendere! E invece non mi hai preso. Ah, è l'ora dello sculo. Dortmund, avvieni a Dortmund o la guardi sul nostro canale? E formuliamo la domanda. Purtroppo non posso venire a casa Portola, vedrò qui
Bravo Claudio, era quello che volevo sentirmi dire. Ma chi la casta? Saido, Exernia, Zeno, Saido su questo canale non ci viene perché non posso pagare 10.000 euro il giorno un caster, hai capito? Oh, Sedonia ormai è un content creator di primissima fascia, noi non ce lo possiamo permettere. Xernas invece è un poraccio, entri con Xernas con due slips, un bacetto, due caffè, fatta. Non è vero, paghiamo anche Xernas, però no 10.000 euro. Detto questo, andiamo a GN. Finalmente. Che bello, vivete ancora nel mondo dove pensate il mondo venga mosso dalla passione su Twitch Italia. Che bellezza. Però dammi un minuto e devo recuperare la Switch. Ma come, GN? Vabbè, non ti preoccupare, io continuo a fare il cretino. Vedo Clever, scappo. Perfetto. La passione per i soldi, giusto? Raga, ci sarà una new entry. Ve la dico? La dico una new entry? La volete sapere la new entry? No, non ve la dico perché siamo a 14 di 70. Dopo un'ora state latitando, non vi dico un cazzo. Questo mese veramente vergognatevi, eh. Non vi siete abbonati a questo canale. Bravi. Eravamo, quando siamo tornati dal mondiale, a 1200 abbonati. Ora siamo a 4100. Bravi. Mi raccomando, continuate a non abbonarvi, eh. Bravi. Ah, sono 3000 abbonati. Ok. Ciao Babbonat! Ebbene sì, ragazzi, ebbene sì. I risultati li darà Occhiali di Campo, che si è meritato il posto sul canale e darà risultati. Capanna, cacca di cammello, teschio, no, tutto questo. Grazie Drawing Calendem che regala un abbonamento a Claudio, che suona come un bestemmione, mi piace. Siamo a 15. No, io non ve lo dico. E credetemi, lo vorreste sapere, ma non ve lo dico. Andiamo a GN. Se tu cerchi la partita, tu devi essere pronto, lesto, settato, preparato, mentalizzato. Non che tanto buschi e poi tu vai a recuperare la Switch in cantina. Veloce! No, secondo me Claudio ha fatto che sei amico di Edkin, quindi per associazione gli fai pena. Axchua, Nomad, Iron Trader. No, ragazzi, non lo dico. Da! Vabbè, AGN sta cercando. Ok, questo è il primo. Allora, Edu dai risultati. Esatto, non gioca e dai risultati. Porterà Kasumi sul canale Fuohino, ma meglio. Allora, da pazienza. Guardate che team meraviglioso. Nuovo caster è un ragazzo. Però si innamoreranno di lui anche i ragazzi. Ma proprio fattuale. Ha un nome da divo.
di bell'aspetto, ha un modo di parlare che farà immediatamente breccia. Vince! Basta, VIP a Vince, mi ha rotto il cazzo, mi ha rotto il cazzo. Ci pensavo stanotte mentre pisciavo, se regala altri 5 ins gli faccio i VIP, perché la costanza va premiata. VIP a Vince. Detto questo, grazie Renzo. No, non è Joel. Joel che lo voglio ricoinvolgere, perché secondo me gli garbo molto sta regulation, ma non è Joel. Comunque, smettete di distrarmi. Ho aperto le partite, eh. Oh, basta. Zitti. Zitti. Maledizione. Dannazione. Porca troia, che palle. Sono premuti così, bottoni. No, Dave. Oh, un po' di pazienza. Fidatevi del mio giudizio. È una new entry, una new entry. Debutto, debutto come caster. E Tony F, esatto. La mia tipa ha fatto beat up. No. Non è Trinky. Anche se secondo me potrebbe avere un futuro. Lui non ha taunt, c'ha Protect in core, follow me beat up, quindi io penso che farò Landon Sasha Grey tranquilla, non l'avrei messa a fa caster. E soprattutto non sarei andato a Dortmund, cioè. Parliamo. Ciao amore, è Sasha. Vieni a commentare questo fine settimana. Sì. Xella, via, avete detto. Oh, come dici amore? Vai pure a Firenze ai tuoi genitori. Tranquilla. Ti facciamo trovare casa meglio. Perché non sei andato a Dortmund a giocare? Dove giocare? Ho cancellato il volo e quindi approfittiamo e facciamo un casting più professionale. Sì, professionale. Esatto, sarebbe più o meno andata così. E mi sveglio sudato. Bene, comunque. Vince! Dichiarazione a caldo per questo tuo nuovo ruolo incredibile, pazzesco, da grande magnate del VGC. Cosa ne pensi? Beh ragazzi, ma io ve lo dico, cioè, la svolta porno non la escludo nella mia carriera. Le luci ce l'ho, le telecamere, i microfoni, tutto, l'attrezzatura c'è. Capito? Comunque ti chiamo Heinz, vabbè. C'è tutto. Cioè, no, onestamente manca un... Però si può giocare sulle luci, sulle inquadrature, cioè. Quindi. Non lo nego, eh. E Rocky Helmet, sai, tegame. Vabbè. No, Carminello, quello di... ci vorrebbe un pochino più di... capito? Però, del resto, ragazzi, sono 1,92 m, sono simpatico, avvenente. Cioè, non è che possa aver tutto, no? Cioè, voglio dire.
Io penso che dopo oggi lui metterà taunt su questi sorci. Stra! È la legge L, ragazzi, del resto è così. Vabbè, oh, però vi ripeto. Non è un problema. Non ve lo dico, ragazzi, non ve lo dico. Ve lo dico se facciamo 70 abbonamenti, se no non ve lo dico. E ve lo puppate sabato. Pam 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 pam. Siuski? Ma ora Blount, cioè, con calma, eh? Blount, cioè, lo sapere, Vince, lo sapere, qui, Stefano, ragazzi, ma, cioè, ma io... Sì, secondo me hanno una chat fra di loro. Pim, pim. Cazzo nero. E Roy Hermette. Io dico che metterà tanto sui topini. Guardate l'importanza di una mossa, ragazzi. Per cambiare un matchup. Che Clefable con Unaware. Mamma mia, ti tiro giù di genufendenzione. No. Allora no, abbandona. Allora abbandona. Si gioca quando vuoi te. Va bene, non voglio più giocare. Dice Wimsy, me ne vado. Va bene. Ok, io ho fatto tre danze spade, tutta sta fatia. E poi non ti fa nemmeno fare il genufendente. Mi pare il caso. Okay. Ciao Azrazels. Grazie al 41esimo. 41. Un numero che mi ricorda Dizzy. Non lo so perché. No, Zeno, fra due giorni è un regio. Mi mentalizzo facendo il cazzaro. Perché sto facendo il cazzaro. Però un emisfero ragiona, l'altro emisfero cazzeggia. Allora, è mistero. Sì, perché non è ancora stato ben esplorato. È un po' un mistero. Quindi è un emisfero, ma le mistero. Sono un paroliere. Mezzo a me. Che fatica, ragazzi. Che fatica essere contornati persone che non sono del tuo livello. Cioè.
Vabbè. È il destino. Nei numeri primi. Vabbè. Comunque. Ma sì, Schippante, hai ragione in fondo. È anche un po' colpa mia. Ognuno ha i mod che si merita. È vero. No, mezza, scherzavo. Scherzavo, mezza. Harry Maguire. Harry Maguire. Scherzavo, mezza. No, no. Harry Maguire. Harry Maguire. Ciao, mezza. Harry Maguire. Tutti per te, mezza. Quanti ne vuoi? Harry Maguire. No, no, mezza. Ma intendo non te, te. Te sei la giusta eccezione. Tu, mezza, sei l'eccezione, Mezza... No, sbaglia. Mezza, tu confermi la regola. Tu sei la giusta eccezione. Eccezionale, peraltro. Mezza. Che poi, cioè, io neanche ti chiamerei mezza. D'ora in poi sei intero, proprio. Uno. Perché mezza, riduttivo. Una e mezza, anzi, di più, si va oltre. La tentazione di andare sulla live. No, non lo fare. Una e mezza, per favore, non lo fare. Non ne vedo il motivo. E qui Clefable, nel mentre che King Gambit protegge, fa: Tocame, killame todo, necessito il free switch. Lo dice proprio, Clefable, senti. Sentito? Ho detto qualcosa. E Whimsicott non riesce a gestire la sua pulsione nei confronti di Clefable. E quindi, nell'amore c'è una punta d'odio, diceva Coez, e quindi lo tira giù. Ma adesso facciamo la giusta e dovuta attenzione. La leggenda narra che dopo una danza di King Gambit possa arrivare un Farigiro per impedirli. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile! Judge! Mi è volata la connessione. Non ti preoccupare. Se ti funziona, si può rifare. Porino, dai. AGN ci guarda sempre. Tutti i giorni fa la storia su Instagram che guarda la live. Foste tutti come AGN, io ci avrei due supercar. Invece, quindi, povero AGN. Facessi le storie tutti i giorni non avrei amici, ma solo donne. E qui chiudo, B&B, voi underestimate
il potere del Pokémon competitivo. Il partner, maschio o femmina che sia, vede nella passione per il Pokémon competitivo una primordiale aggressività che di riflesso vi garantisce una sensualità fuori dalla norma, perché voi dimostrate tenerezza, perché comunque adorate i Pokémon tosti e prorompenti, tutti differenti, Goda, Catch and Maul, ma il competitivo, ehi, sono anche pronto alla lotta. C'è tutto, un pacchetto completo, tutto, tutto quello che si cerca nel partner, ripeto, uomo o donna che sia. Sottovalutate, cominciate a fare le storie. Sto guardando il pardo, poi verrete da me e mi direte: sono pro player Pokémon. Guardate Carmine. Carmine lo chiamano il Dan Bilzerian della Svizzera. Come ha costruito la sua fortuna, Carmine? Giocando a Pokémon competitivo. La sua nomea lo precede. Fattuale. Si rimorca anche giocando Good Resolution Escape? No, quello no. No, quello assolutamente no. Quello no. Poi io non ho parlato di un concetto spicciolo per rimorchiare, brutto rimorchiare, che? Io ho parlato di piacere genuinamente, di sensualità. Tinder è uno strumento vetusto. Vetusto, superato, no? La live su Twitch, la condivisione della live su Twitch di Francesco Demigic. Ragazzi, Edkin, prendiamo per esempio Edkin, Stoccolma, Edkin non faceva vita, c'aveva attaccata ai polpacci, non riusciva a respirare, eppure è venuto per un torneo con me. Caso? Non penso. Non è un caso, Hobby Caveman! Entra la gira. No. Io va. Sonno. Quando te lo dico io. Lacunz, anche te subito, scurrile, proprio sesso facile. Ma che è, oh? Mamma, no, basta, non ci parlo più con questa cosa. Fraintendete tutto quello che devo dire. Io sono di principi. Ciao Super Rose. Scopare! Questo è Blackwings. Dormire. Ho detto dormire. Che cazzo è? Dico dormire e t'avveleni? Allora fai che cazzo ti pare? Dormire. Night. Vabbè. Ah. Tum. Tanto stai calmo, eh?
pa 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 pa. Il budello di Ituma. Io ve lo dico, qui si rischia. Questa si perde. Questa rischiamo di perderla. Perché voi mi fate fare lo stupido e io non mi concentro. Ve lo dico, eh. Bravo. Mi piace. Sotto Tailwind e l'orso e sta mas lento. Ricordiamo che questo è un allenamento per Dot. Assolutamente. Assolutamente, Azarius. Sono Azarius e ti dico come ti devi allenare prima di un major. E me ne vanto. Me ne vanto. Attenzione! Lui ha due asce enormi. Affilate. Dure. Dumazze nere. Bisogna stare attenti, eh. Attenzione, eh. Folle! Il caduto dalle stelle segna 38. Come la febbre da competitivo di oggi. Stampa questa zuffa nei dentini. Quasi, perché c'è il nastro. Lui ci sforbicia. Salutiamo il generale. Motivo per il quale ho fatto sul chiapugno. Veramente. E adesso close combat. Qua qua. Lo spera che killi. Godo. Allora, AGN, devi fare Ursa Luna, che sotto te è supera... Lo so, c'hai Farigida, ma devi deciderti. Ti devi decidere. La decisione è importante. L'indecisione fa danni. Qui facciamo lo scivolo erboso. Na 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 na. Perché se facciamo il brucio pelo, lui poi ci fa bravo rifallo encore. Bene. Bene, abbiamo il treno. Attenzione. Attenzione Whimsicott. Protegge 40 di 70. Non entra un cazzo. Però la doppia protect arriva lo stesso. IGN se la vuole godere. Vuole vivere il momento di essere protagonista di una di quelle live che segue tutti i giorni. E allora, facciamogli godere anche un bel dire clone al culo di questo widget. Vai, vai, vai. Sei, budella, sbudella. Sbudellalo. Sbudellalo. Artigli fatali. Sono tutto un programma, no? Capito? Non sono artigli e basta. Sono artigli fatali. Fatali. Godo. Ciao, tenente. 34 anni, comunque. Diamogli qualche consiglio, eh? Ragazzi, una deve essere più rapido. Se no, ti giochi la core. 3-3. Bene. E anche GGN. Ce lo siamo.
ho acquistato il nuovo prodottino di Corona e... Ok. Che ora si è fatto? Le 19:29. Non vedo l'ora, appena finita la live, di mangiare con l'imbuto e di rimettermi a lavorare alle grafiche del regionale di questo fine settimana. Ma prima, un'altra bella best of three. Eccoci qua. Blackuns. Vedo l'ora. Dondoso. Che non paghi qualcuno per farti le grafiche? Perché non c'ho abbastanza soldi per pagare troppa gente, lo capisci? Vi dovete abbonare, io non c'ho più soldi, finito soldi, non c'ho più una lira. E paga l'editor per gli shorts, e paga i haster, e paga il regista, e paga quello, paga quell'altro, paga, 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 non c'ho più soldi, basta. Faccia i soldi. Bravo. Pardo, secondo te su cosa potrebbe basarsi la prossima meccanica competitiva? Non lo so. Paga le tasse. Ecco, questa soprattutto. Però, vabbè, che bisogna fare? Dai. Tocca. Non... Guarda, Azarius, scherzi a parte. Dice, potresti trasferirti a San Marino e evadere qualche tassetta. Non apriamo cortesemente questo... Non apriamo cortesemente. Non tocchiamo questo tasto. Il pubblico di questa piattaforma è meraviglioso, tale da premiare chi fa questo tipo di giochetti. Segniamo un velo pietoso. Va bene, sì. Io infatti a questo punto di vista stimo molto Dario, che dice: io sto in Italia, residenza in Italia, paga un botte tasse sì, ma con tutti i soldi che faccio vivo bene lo stesso, e se mi lamento io fa deve farmi tarmeccanio. Ha ragione. Garchomp e Choice Band, Talonflame e Cover, Zoro Arkisui. È un pezzo di merda. Bene. La tu mamma Zoro Arkisui. Bello! Brain Dead Prime, detto anche il Bertogini. Bertogini, secondo te chi dei due Zoroark? Gilberto. Gilberto. Lui non è Zorak. Sto pezzo di Loia invece sì.
Bravo Albi. Il budello di Tuma, Pairococco, col culo, in tangenziale. Lui è George Benda? Lui è Benda George, George Benda. Ok, se si locca d'ondoso a me va bene. Se butto subito Dragonite, lui mi ci può fare Wave Crash se io faccio Terra Normal. O mi può fare Order Up se io non Tero. Ho un Mind Game. Se io invece faccio questa cosa, lui molto probabilmente fa Terremoto o al massimo Wave Crash. E quindi io riesco a barattare l'Unaware sul Dragonite. A costo zero.
Perché dentro King? Per togliermi... Per danneggiare ora duro Tatsugiri. Che è Scarf. Mi sono dimenticato che lui può atterrare. Quindi ora non morirà e non sguarderò. Due safety goggles, un buzzo. Non lo crittiamo. L'ho dimenticato, qui è proprio stanchezza. Vabbè. Lo possiamo fare uguale. Questo è buono lo stesso. Mi si deve loccare su Frana. Vero Puzzo. Droppato con due unaware, hai ragione. Va, partita subito Moonblast. E Scarf, Zeno. Peloton sarebbe fortissimo, Inter. Non trovate anche voi? Dozo e Severus Glogless. Ehi, altri quattro! Sono questi. Ma Larry, io penso che dopo questa mi vado a fare una doccia, perché ho una stanchezza addosso. Domani devo anche guidare 3 ore.
Lo sapevo che era Zoro. Vediamo, tenente. Sono fiducioso, dai. Non vedo l'ora di scendere in campo. La pro player move, raga. Una bu Alan. Bene, ora di Sacre schianto tutto. Ma tamo prima qui Gerd. Ah no, ho sbagliato, non è Talonflame. No, ho sbagliato, avevo vinto. Ho sbagliato. Ho sbagliato perché non è Talonflame. È anche Terato, lo so. Ho Extreme Speed su Tatsugiri Talon. Lui ovviamente droppa perché... Ho sbagliato, ragazzi. Ho sbagliato. La vinta matematica. Stupido. Capite perché ho bisogno di fare una doccia?
Se io faccio baratto su Tatsugiri, no, non lo posso fare perché con Commander non parte. Se non gli davo unaware, ignoravo, lui ignorava i miei boost con King Emmet, ma ignorava anche il drop in accuracy. Sì. Vabbè, niente, Protect e Moonblast. Da YouTube, Luna. Questa non era facile. Questa non era facile. Comunque sì, se cerchi Dottor Pets, dr.pets, come ti ha scritto Franci, è un canale meraviglioso, c'ha tutti questi medley, remix, è bellissimo. Raga, facciamo una chiacchierina defaticante, perché poi, come detto, domani non streamiamo, ve lo ricordo, neanche il vendopo domani. Io domani parto, vado a dormire a Milano e poi parto venerdì mattina in aereo per Dortmund. Quindi però quest'anno c'ho molto più lavoro quando parto per i regionali, perché chiaramente devo preparare il lato giocatore e il lato torneo. Però allo stesso tempo... Grande il kebab! Grandissimo! Prima o poi lo vengo a mangiare. Ragazzi di Firenze, andate da il kebab, bellissimo, in piazza Dalmazia. Che il nostro Mattia Smoci mi fa un kebab toscano che leva e fuma le schiacciate. E... Però quantomeno non ho l'ansia di dire: ah cazzo, non streamo 5 giorni, il canale muore. Anzi... Quindi vediamo un po'. Considerazioni sull'allenamento per Dortmund. L'ho detto, è stato un po' altalenante e talvolta è stato un po' sacrificato sull'altare organizzativa lato regio. Ma non voglio mettere le mani avanti, a me non mi piace. Anche perché poi mettere le mani avanti ti dà una mentalità da perdente che non è propedeutica a avere un buon mindset durante il torneo. Io sono un avversario ostico per tutti. Basta. Poi non sono il favorito alla vittoria. Però ho superato il limite del Super Saiyan apposta, ecco. Quindi, team è buono, figo. È un team che mi piace giocare, contrariamente invece a quanto magari ai mondiali, che due coglioni. Quindi, vediamo. Poi magari il team fa cagare, bisogna prendere il matchup giusto, ho dei matchup buoni, matchup cattivi. Però, dai. Vediamo. Io non ho più modo di dirvelo. Beh, domani esce su YouTube... il re-edit della Best of Three con Cugna che abbiamo fatto durante la maratona, e anche lì farò l'ennesimo reminder: oh, sabato e domenica c'è Dortmund. Però confido molto su di voi ragazzi, sul vostro tam-tam mediatico anche, che fate proprio porta a porta con gli amici, mi raccomando. Bono, signori miei, io vi saluto anzitempo. Oh, fanculo. Un bacetto, ci vediamo lunedì, ma sabato e domenica, ore 9:30, qui. Mi raccomando. Ciao a tutti.